L'Unione Europea, come ben noto, era cominciato un processo di integrazione tra gli Stati europei, era cominciato fin dal 1945. In pratica il cannone non aveva ancora smesso di tuonare e già gli Stati cercavano un'intesa. Diciamo proprio questo processo di integrazione europea è fondamentale per l'Europa, per dare al risorgimento dell'Europa una velocità, per far sì che l'Europa risorgesse dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale con una rapidità veramente stupefacente. E soprattutto l'Unione Europea concorreva a portare democrazia in tutti i paesi, perché la democrazia era naturalmente la cornice indispensabile al superamento della rivalità tra gli stati, a mettere fine a quei nazionalismi che avevano scatenato due terribili guerre. È la globalizzazione economica, la globalizzazione commerciale, la globalizzazione produttiva, finanziaria. E con la fine dell'era industriale, interi settori industriali vengono cancellati o delocalizzati, e questo ha delle ripercussioni, come è notissimo, in vasti strati sociali del mondo del lavoro, che non è così facile riconvertire in nuove occupazioni. E questo ha come risultato l'allargamento delle diseguaglianze. È un allargamento spaventoso, in cui a poco i ricchi diventano sempre più ricchi e si allargano le fasce della povertà, anche della povertà assoluta, e si impoveriscono quei ceti, in gran parte ceti operai, ma anche ceti medi, che sono state la spina dorsale dell'era industriale. E poi naturalmente la deregolamentazione dei mercati finanziari non poteva poi non portare alle crisi economiche, ovviamente la più spaventosa, quella del 2008, e si danno istituzioni democratiche. Queste istituzioni democratiche sono assai più forti rispetto al liberalismo, perché sono istituzioni democratiche che raccolgono quelli che sono i bisogni, le istanze di democrazia, non solo di liberalismo. Non basta più i diritti individuali, ci vogliono dei diritti collettivi. La libertà non è più solo una libertà individuale, è una libertà che promette libertà per uscire dal bisogno, per uscire dalla povertà. E c'è un fortissimo cambiamento anche proprio nella situazione economica e sociale che viene portata avanti da queste democrazie nel 1945. Sono le democrazie del welfare. Sono le democrazie che Schumpeter diceva, ma in realtà questi sono dei regimi capitalisti laburisti. Si calano in quelle che sono le esigenze delle popolazioni che chiedono questo, ed è questo che consente l'integrazione europea, anche perché il virus del nazionalismo sembrava completamente debellato. Devo dire che la lezione del 1945 non va perduta. Allora le classi dirigenti europee hanno fatto un salto rispetto al liberalismo, hanno creato una democrazia che era molto più vicina, che rispondeva alle aspettative dei popoli. Quello deve fare anche oggi l'Unione Europea, i dirigenti dell'Unione Europea. E deve cominciare a dare soluzioni ai grandi problemi, che non sono solo quelli dei migranti. E il vero grande problema è il problema di diseguaglianza. Ci sono diseguaglianze economiche insostenibili nel mondo. In Italia, dalle ultime statistiche, mi pare che solamente il 20% dei più ricchi possegga il 72% della ricchezza nazionale. Ma poi ci sono diseguaglianze di genere, e poi ci sono le diseguaglianze culturali, che naturalmente a me sembrano fondamentali.